Come mai un marxista come lei trae tanto spesso ispirazione da soggetti che escono dal Vangelo o dalle testimonianze dei seguaci di Cristo? Ma se torniamo sempre a quella cosa qui a Don Barato Vignardi, cioè quel mio vivere in maniera molto interiore le cose, cioè evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non naturale, non laico, vedo sempre le cose come un po' miracolose, ogni oggetto per me è miracoloso, cioè ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Il Vangelo la consola? Sì. Mi consola? Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio sono sempre retoriche, non insincere, irreali. Ma non Ah, lei so. dice il Vangelo di Sì, Cristo? No, mi no, pare. allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione. Che cos'è per lei un No, per me il testo? Vangelo è una grandissima opera intellettuale, una grandissima opera di pensiero che non consola, che riempie, che integra, che rigenera, non so come dire, che mette in moto i propri pensieri, ma la consolazione, proprio, che farsene della consolazione? La consolazione è una parola come speranza. Quali sono i suoi nemici? Ma non lo so, non di conto. Non. Sì, sento ogni tanto delle ondate di inimicizia, delle volte inesplicabile, che non ho voglia di occuparmene molto. Chi sono le persone invece che ama di più? Ma le persone che amo di più, lei mi chiede i nomi, oppure il tipo di persone? Dice il tipo e poi se vuole dice anche dei Ecco, il nomi. tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Cioè le persone assolutamente semplici, ma non ci metta delle retoriche in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze. Mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primari dell'elementare, ha sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura. Poi si ritrova un altissimo grado di cultura, ma la cultura media è sempre corruttrice.